Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Ben trovati in questa giornata, in questo 10 ottobre, nel quale si celebra San Cetteo, vescovo, patrono della città di Pescara e della nostra arcidiocesi. A tal proposito ricordiamo la liturgia eucaristica che sarà presieduta oggi alle 18.30 nella Chiesa Cattedrale di San Cetteo, proprio dal nostro arcivescovo Monsignor Tommaso Valentinetti. E ricordiamo anche questa mattina in comune alle 10 la consegna dei Ciatè d'Oro. L'Abruzzo è la penultima regione italiana nella spesa del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il FESR, che è il più imponente a disposizione dell'Italia, con un totale di 36 miliardi di euro. E quanto emerge da un'analisi dei dati pubblicati sul portale Cohesion Data dalla Commissione Europea, che è coprono l'andamento delle allocazioni fino al 30 giugno 2022. Alla fine dei primi tre mesi di quest'anno la spesa certificata dalla regione rimborsata da Bruxelles era stata pari a 139 milioni di euro, il 50% del suo programma per il fondo nel periodo di programmazione 2014-2020. L'Abruzzo è agli ultimi posti dopo Basilicata e Sicilia anche per quanto riguarda l'uso del Fondo Sociale Europeo, l'FSE, che raggiunge un valore totale di 23 miliardi in Italia. La regione si ferma infatti al 58% della spesa, stando agli ultimi dati aggiornati, che equivale a 80 milioni su 138. Il tempo utile per spendere i fondi a disposizione per la programmazione 2014-2020 scadrà il prossimo 31 dicembre 2023. A Bruxelles però si guarda con ottimismo alla possibilità che gli obiettivi fissati vengano raggiunti e quindi non vengano perse risorse grazie a uno scatto finale da parte delle amministrazioni italiane coinvolte, come già accaduto più volte in passato. Si sottolinea anche che in seguito all'introduzione massiccia di nuove risorse con il React-EU, il tasso di assorbimento delle risorse stesse si è abbassato. Parliamo di sicurezza. Al questore è bene ricordare che se può parlare di sicurezza a Pescara non è perché i numeri del personale siano adeguati, ma esclusivamente per gli sforzi delle donne e degli uomini delle forze dell'ordine che mortifica ogni giorno. Lo affermano in una nota unitaria i sindacati SIULP, SAP, SIAP, FSP Polizia di Stato, SILP CGL e COISP MOSAP. Le sei sigle sindacali ricordano che lo scorso 4 ottobre, commentando l'indice sulla criminalità in Italia nel 2022, apparso sul Sole 24 Ore e che colloca la provincia di Pescara al 34esimo posto in Italia con il primato assoluto in Abruzzo, prefetto e questore hanno invitato ad evitare ogni allarmismo, garantendo massima vigilanza e maggiore presenza delle forze dell'ordine in strada. Solo qualche giorno prima, lo stesso questore, si legge nella nota, si è spinto a definire adeguata la presenza delle forze di polizia pescaresi, di fatto smentendo se stesso e tutta l'attività portata avanti in questi anni anche con l'impulso delle scriventi organizzazioni sindacali. E siamo al bollettino Covid elaborato dall'assessorato regionale alla sanità e che registra in Abruzzo 895 nuovi contagi, numero in leggero calo dovuto probabilmente alla giornata domenicale in cui sono avvenute le rilevazioni. Gli 895 nuovi casi sono stati scoperti a fronte di 1051 tamponi molecolari e 4636 test antigenici eseguiti. L'indice di positività è al 15%. Il bilancio dei decessi non registra alcun nuovo caso, mentre il numero dei guariti tocca quota 547.782 e quello degli attualmente positivi sale a 17.814. E Farindola consegna la cittadinanza onoraria al commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo.
La seduta solenne del Consiglio Comunale ha visto Figliuolo assente per impegni all'estero. Il generale, ha dichiarato il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, è un esempio di come un alpino con la sua determinazione possa allargare al mondo civile la sua dedizione. Così è stato, ha aggiunto il primo cittadino di Farindola, quando con serietà e umiltà ha lavorato alla gestione di una pandemia inimmaginabile ed è quindi per noi motivo di vanto averlo come punto di riferimento anche nel mondo della società civile. La cronaca sarà l'autopsia insieme ad ulteriori accertamenti a cancellare gli ultimi dubbi sulla morte dello studente pescarese 23enne iscritto alla facoltà di giurisprudenza a Bologna. Il giovane aveva invitato parenti ed amici nel capoluogo Felsinio per festeggiare la laurea, ma le prime indagini sul caso avrebbero consentito di scoprire che le cose sarebbero state diverse. Lo studente infatti non avrebbe completato il percorso accademico, anzi avrebbe avuto ancora degli esami da sostenere. Presa di posizione delle organizzazioni sindacali sulla situazione del trasporto pubblico, in particolare nel Chietino. La situazione, scrivono, non è mai stata così fuori controllo. Siamo seriamente preoccupati e sinceramente non ne capiamo il fine. Siamo all'inverosimile, un caso unico. 400.000 euro stanziati dalla Regione a seguito di una precedente vertenza delle segreterie regionali di FILT CGL, FIT CISL e FAISA CISAL, le organizzazioni sindacali che sollevano il caso, ripartiti da una delibera di indirizzo del Comune di Chieti che li suddivide in 150.000 euro per corse aggiuntive e 250.000 per le spettanze dei lavoratori. A fronte di questo intervento che immette liquidità, tutto sarebbe potuto andare per il meglio, ma dicono i sindacati, la società priva ogni tavolo di confronto piangendo miseria, le delegazioni sindacali ogni incontro venivano investite dal bilancio in rosso dell'azienda e le cause perse contro la Regione, declamazioni di esercizi perdenti. Peccato però che gli stessi sindacati siano presenti anche nelle altre aziende di trasporto pubblico locale, aziende come Di Fonso, Napoleone e Cerella che, a differenza della panoramica, dicono non hanno potuto avere a disposizione quelle risorse e devono fare i conti con trasferimento di bus a vuoto perché fanno servizi extraurbani collegando paesi molto distanti dalle rimesse e con corse anche a bassissima frequentazione, con ricavi che non coprono i costi mettendone in difficoltà anche maggiori. Un'azienda in rosso che però trova la possibilità di retribuire ispettori in borghese in agguato, dicono i sindacati, sulle linee al solo fine di sanzionare anche una minima disattenzione degli autisti, ignorando però i ritardi degli arrivi al capolinea per tempi di percorrenza più corti su turni artatamente ancora manchevoli delle soste. Questo ha finito di inasprire gli animi, sostengono i sindacati. Abbiamo cercato di far toccare con mano ai ragazzi intervenuti le attività di laboratorio di ARTA Abruzzo, l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, e quelle sul campo, e abbiamo portato qui per loro il mezzo più all'avanguardia, un laboratorio mobile di altissima tecnologia. Tantissimi gli studenti che hanno fatto domande sugli strumenti utilizzati e sulle nostre attività, lo dice Maurizio Dionisio, che è il direttore generale di ARTA Abruzzo, l'Agenzia Regionale appunto per la Tutela dell'Ambiente, al porto turistico di Pescara nel padiglione Becci in questi giorni con il comune, l'assessorato e altre autorità. Noi ricordiamo tra poco l'appuntamento con Speranza Meteo, poi alle 9.04 Speranza Sport con il collega Antonio De Leonardis e infine alle 9.25 la nostra rassegna stampa. È tutto, grazie per averci seguito, a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.